Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati. Riprendiamo da dove ci eravamo salutati. Abbiamo aperto la porta. Adesso qua saranno rispawnati tutti. Ah, ma là c'è. Ah, qua siamo da un'altra parte. Ci sono. Quella è scappata. E da. Ma che Cristo santo. Uno l'ho preso. Almeno che vedi te, pietra pallida. Ah, sì, questa è un'altra strada. L'avevo vista, quest'altra strada. No, che qui sì, non mi ricordo se si può andare, sì, però poi per uscire non me lo ricordo, devo vedere. Perché si scende là sotto, ma è pieno di veleno. Ah, qua pure, sì. Allora, da dove cazzo siamo venuti? Da qua? Qui c'è il falò. E qui dove c'è? Beh, sì, noi siamo entrati qua. E famo una cosa. Vediamo se rispawnano le fottute tartarughe. Sì, una là e quella là. Piano piano. Ma quella già manca il tempo. Come cazzo la pio quella? Pietra palli. Sì, ma quella là. Di nuovo stessa musica. Dovrò correre per forza. Se no è impossibile. Ci vede subito, eh. Fanculo. Perfetto, avevamo preso tutte e tre. Poi. Qua sotto se scende, ma poi secondo me o usiamo l'osso del ritorno, perché non mi ricordo se ci faceva ritornare, tanto io me le piazzo. Muschio velenoso, ok, è osso del ritorno, vai, perché devo capire. Anima morente. Infatti, non andiamo da nessuna parte. Andiamo da nessuna parte. C'era la tartaruga morta. E siamo praticamente ritornati qua. Sì, mo c'è quest'altro buco più grande. Questo era dove c'è lo scheletro, ok. Qua ce ne sta un altro. Dov'è? E poi useremo pure qua l'osso del ritorno. Vediamo se c'è qualcosa. Incenso. Allora questo. Ah, siamo proprio i mortacci vostri. Via. Ci ha fatto secco con un colpo solo, sto via della mignò. Ma qua è pieno di roba. E mo torniamo subito. Anello con nome, un anello speciale su cui può essere inciso il nome di una divinità. Gran fio, no, non lo mettiamo. La cosa là. Dobbiamo fare una cosa proprio veloce veloce. Animelle mie. Scappa. Infigione frammenta grandi di titanite.
Usa questa. Vabbè, nel frattempo che è Cristo santo. Cioè, mentre io ammazzavo a quelli, vabbè. Ah, ritorniamo. Tanto non abbiamo perso l'effigie, addirittura una l'abbiamo guadagnata. E no, c'è un sacco di roba. Non me ne frega a me che mi ammazzi. Mi puoi ammazzare quante volte ti pare. Allora. Allora, avvelenato, te pareva. Poi. Cristo santo, tutte e due. Quindi è rimasto una. Animelle, io non ho 900, ne ho, anche se sono tanto, me ne posso anche sbattere delle anime, ma quello che mi interessa è vedere cosa si nasconde, tutta sta roba che stiamo vigliando. Ah, ma qua c'è pure un altro buco e c'è una scala, ma non è che è questo? Aspetta un attimo, scendi qua. Eh no, questa è un'altra cosa. E che cazzo sei? Oh, scheletro, i mortacci tua. Cos'è? Avvelenato, sale. Ah, questa era un'altra strada, vedi? Usa questo cazzo di cosa che stai a morire. Pietra venosa, resina marcia, capirai. Niente, di nuovo posto del ritorno a questo punto, perché se quel butto là sotto non so che fine faccio. Ritorniamo lì dove avevamo perso le animelle e dobbiamo continuare là. Da sta il buco grosso qua. Ma guarda tu sto pezzo di merda. E sposto qua. No, me ne sbatto delle anime. Ma che cazzo fa? Allora, uno, due, altre due cose, abbiamo finito. Sbatto delle anime, erano poche. Il problema è che sto coglione si è fatto ammazzare. Cioè, io ho premuto il cerchio per fare la capriola, nulla fatta. Vabbè, ritorniamo lì. Ritorniamo lì, dove sta? Cioè, ma si può? Fortuna del drago, camaleone, è figlio di puttana. Bastardo di merda. Figlio di troia.
È perché qua non si sale, non vedo niente. Oh, ci sarà una strada per farmi risalire. Effetto aumenta il carico dell'equipaggiamento. Quell'armatura là. Vabbè. Sì, mo qua però aspetta un attimo perché la devo per forza usare. Riposate e ritorni lì. E guarda se lo becca, va. Cristo puttana di Eva, ma c'è me assurdo. Puttana di Eva, cioè io aspettavo che lo sparava e me l'ha sparato proprio quando ero sotto di lui, nella protezione. Per una sensazione di guida è sempre pericolo, il punto di Eva la schiena scoperta. Niente, ok. Là sotto ho preso tutto, era solo per capire se c'era un'altra strada, se ci fa salire da qualche parte. Ah, qua, Cristo santo. C'è, è assurdo. Era qua. Io ho fatto tutto sto casino e bastava andare dritto. E qua ci stanno questi due. Qua c'è il tizio, vieni. Vieni caro, vieni. Ok. Qua ci sparano. Quindi c'è solo da ammazzare questi due tizi. E qua abbiamo raccolto tutto. C'è quello che ci spara. Qua sopra. Vieni, caro, vieni, ti sei avvelenato? Peccato. Che ti sei avvelenato. Qua è tutto veleno. Oh, là c'è l'altro. Avvelenati, muori da solo, deficiente. Muori, muori. Si è suicidato il deficiente. Addio, è stato un piacere. Ma se non sbaglio, in una tinozza di queste c'era pure qualcosa, eh? No? Al picco terrestre siamo arrivati. Ma chi cazzo è? Ah, la maga, ma ricordo pure sta troia. Sto avvenendo, puttana di merda. Plastica, bastardi che ci avvelenano. Lascia sta quello. Vada sta. Sì, devi andare dalla puttana, però devi. Stavo cadendo. No, vabbè, ma è assurdo. Brutta bastarda. Anello del drago eterno più uno? Allora, vedere che cos'è. Aumenta la durata. Ah, vabbè, capirai. Poi che abbiamo preso qualche altro anello. Permetto di dire, no, questi ce l'avevamo già. No, mi sa che avevamo tutto. Non ho preso nulla da anelli. Non ho preso nulla.
Arme, cose, scudi, parmigiano, del drago guardiano. La fortuna ce l'avamo già, ce l'avamo tutto qua. Va bene. E quindi tutte quelle cose che abbiamo preso sotto, cazzo abbiamo preso. Una di queste, questa qua, erba crepuscola appassì, erbista veramente incantesimo. Che non mi serve un cazzo. Una bomba oscura. Vabbè, le animelle, queste qua. Niente. Due cose di queste. Questo è per il patto. All'altare del sole. Ma devo trovarlo. Non mi ricordo dove stava. Cioè, alla fine tutte quelle cose per nulla, cioè. Qua sopra c'è un'altra bastarda, eh. O no? Cavaliere senza testa c'era qua. E dai. No. Giusto. Ma è solo per vedere cosa c'era, eh. Non per altro. Cristo santo. Morti, mi stavo curando. Mannaggia la zoccola, comunque devo cacciare tutto, mi devo tenere la cosa del veleno e l'energia. Pure l'osso del ritorno, lasciai cazzo per il tempo. C'era la trappola, me l'ero evitata, ho beccato il veleno. Porca la puttana. Allora, questo via. Questa è la. Cos'è che facevo questo? Frutto comune, sì, va bene. Non lo sto manco utilizzando. Niente, questo mi. Queste cose qua. Mo qui di nuovo la stessa routine. A proposito. Noi siamo andati prima di sopra, sotto è dove c'era quel bastardo, no? Vieni, devo morire. E io. Sta contento, non è che non sta contento. Vieni, caro. Vieni. Ciao, frate, vieni. Perché non cammini? Questa è la parte di. Se passo di sotto. Mo vengo da te di nuovo, sì. Di sotto comunque ci dobbiamo andare. Cioè, devo andare pure sotto, affanculo. Puttana di merda. Ma dai, Cristo. Ma vai a fanculo, gioco del cazzo, dai. Ma che cazzo, mi ha fatto le stesse mosse di prima, però poi me ne ha fatta un'altra. Ho perso le anime. È che proprio mi rompi i coglioni io, che cazzo, se mi metto con l'arco in 2 secondi le vai, ma mi rompo proprio il cazzo a stare lì con l'arco. Guarda, manca il tempo ancora, eh.
Eh sì, 2000 colpi. Vieni, dai. Mi sono avvelenato pure io. Vai, vai. Vieni. Ecco, avvelenati. Ti sei avvelenato? No. Incredibile, sta avvenendo qua. Sta avvenendo qua il bastardo. Puttana, t'ho fregato a sto giro, pezzo di merda. Ok. Bene, così. Sì, a lui deve prendere. Qua dentro. A chi va a prendere? Ok, mo qua. Sì. Hai finito? Una torcia di merda. Ho rischiato la vita per una torcia di merda. Vabbè. Là c'è quello. Ah, non lo rompi? E come cazzo si rompeva? Mi servono le frecce quelle di ferro, forse, quelle pesanti. Oppure no, vabbè, questa è bomba oscura. Coltello da lancio. Proviamo, ma no, non c'è manco lo punto. Ah, ha preso, sì. Con i pugni l'ha ammazzato. Ma dove sta là? Lascia. Ah, cosa qua, la clava. Ok, da là si entra. Poi c'era un altro, sta là. Ora noi dobbiamo scendere sotto. Qua c'è quest'altro. Qua. Ma vaffanculo, siamo morti qua. Credevo che non morivo, mi sono scordato. Porca la troia. E allora dovevo saltare. Porca puttana. E là dentro c'era un'altra cosa da raccattare. Ma porca Giuda, ma tu guarda. No. E bastardo, mi ha fatto morire. Ah, un momento mi ha buttato sotto. Vieni. Ma vaffanculo, va. Avvelenati, avvelenati.
Ma come prima si è avvelenato, è morto da solo. Mi sto avvelenando. Ah, si è avvelenato, sì. Però è una truffa, eh. È una truffa proprio sto cazzigio. Là dentro. Guarda sta puttana di merda. Allora, che qua sto cazzo di salto, fammi fare una prova. Saltare salto. Siamo saltati anche troppo. Ma pensate. Oh, chi cazzo è? Scusa, perché quando là sono morto e qua invece guarda che c'è qua. Anello protezione d'acciaio. Bello, questo è bello. Quello che era dove abbiamo battuto il carro. Quello che ce l'ha compet. No, non l'ho visto, tuo fratello. Ok. Va bene. Abbiamo fatto tutto. Strano. Ah, qua, pietra di faro. Usala. Dov'è? Lo sapevo io. Che me dai? Anello del veleno. Ah, meno male. Allora, cioè, no, abbiamo preso due belli anelli proprio. Quindi, questo qua. Come invece possiamo aumentare la difesa fisica. Quindi direi che so me temo. Anello del veleno. Adesso ci serve questo anello per l'attacco e questo è l'equipaggiamento. Che non lo posso togliere, siamo già al 53% di peso. Quindi per il momento è così, dopodiché ci servirà questo e la colorizia, quello là. Tanto abbiamo questo che ci fa recuperare la stamina. Questo qua adesso ci farà cedere una mano col veleno. E ripeto, siamo caduti da lì e siamo morti. Però a me mi sembra che qua sotto si può andare. Io come cazzo vado là che col salto sono andato oltre. E anche mo' per salire devo rifare tutto il giro. Da dove c'è sto pezzo di merda? Dove è andato? Ma c'è pure qua. Ah, è morto. A chi è? A te sei. Da dove cazzo salti fuori tu? Ok.
Quindi niente, non mi rimane che fare sta minchiata qua. Non ci arrivo però, perché col salto. Ma dai, cazzo, ma non è possibile. Porca di quella puttana, col salto non c'è. Ma poi perché muore là? Se io se lo attraverso non ci muoio. Pazzesco. Se spara, spara, Luri da Troia. E che cazzo, ancora vivo! Vieni. È perché è morto col veleno. Ma va. Muore pure tu avvelenato, dagli. Rompi. Bravissimo. E non si avvelena. Vabbè, vattene a fanculo di là. Io vado di qua. Senti, io per entrare là dentro mi sono rotti i coglioni, cioè. Non lo so come cazzo si entra. Vado dritto e cade, faccio il salto e cade. Porta fortuna del drago. Perché se vado così, guarda. No, aspetta. Dritto per dritto. Da qui verso lì. Proviamo l'ultima volta, se muoio basta però, eh. Vanculo. Vediamo che cosa ci riserva qua sta stronzata. Oh Cristo, era meglio se non venivo. Levatevi dal cazzo tutte e due. Bene. C'è uno scrigno, c'è. Trappole cose, no? C'è un'altra strada. Animella, anima, sonora, frammenti di tenite 3. Dobbiamo potenziare un bel po' di roba qua, eh. Oh! Ma da dove cazzo salti fuori? Vedete che bastardo sto gioco? Vedete quanto è bastardo? A balestra. Pesante. Tutto sto casino per una balestra di merda che non userò mai. Ma vaffanculo. E questo cos'è? E sta cosa? Sembra boh. Non mi apre porte e cose. Bene, quindi adesso per forza. E mi ritocca fa il giro. Vieni, vieni, caro. Vieni, caro, vieni. Figlio di una gran puttana. No, quello sarà vivo, non si è avvelenato. E c'è pure un altro ninja, giusto? Eccolo là. Mi ricordavo di te. Ok. Ah, tu sei arrivato qua.
Va bene. Quelli invece l'unico modo per abbatterli sarebbe con l'arco, ma famosi cazzi nostri. Abbiamo perso già parecchio tempo qua con sti bastardi. E quindi qua abbiamo fatto secchi tutti. A parte qua di nuovo. Metto quelli là dentro, possono andarsene a fanculo. Tu facciamo che può pure scendere. E dai, che gli fa il per che era già morto? A quello lasciamo sta. Ma qua dentro non mi ricordo che c'è. Ma vaffanculo. Ecco che c'è. Oh, tendo. Tendo che non ricordo che si rotola sto porco. Recupera. Attendo. Spostate, Scrato, spostate! Recupera! Vattene a fanculo, demone della cupidigia! Animelle? Un bel po'. Ok. Non mi ricordavo che c'era il boss qua. Da qui siamo venuti? Sì. Tutti sti deficienti attaccati. Ma va bene così. Poi si va qua. C'è sarà il falò? No, mi fa salire. Ah no, no, c'è sta il falò, ora già. Ok. Bene, viaggia, Majula. Ok. Andiamo a Majula. Usa, usa. Tutto. Sì. Ok. Allora, avanza di livello 2, 12, 24, è quasi, porca la vacca, per poco non faccio il terzo. Guarda là. Vabbè, allora è il carico, per forza. Ci metto pure la difesa fisica. Equilibrio, ma perché l'agilità non me la fa più? Ma ok, no, va bene così. Ok, il fatto è che ho 11.000 anime, porca la vacca, non ne ho. Niente, io mo come faccio? Non posso vendere a nessuno, solo quel bastardo di Galvan là se le prende la roba. Devo fare. Ok,
11.000 animelle per salire. Vabbè, torno subito. Figurati, 1.000 animelle. Qui era? Sì, miniere. Allora, pozza velenosa. Miniere. No, aspetta, valle del raccolto, picco terrestre. Cioè, valle del raccolto abbiamo già fatto. Quindi picco terrestre. Torna qua. Torna qui e vediamo. Sopra si saliva. Se qua uso il coso ascetico, ci ridà sto mostro e ci dà il doppio delle anime che, tipo, se mo ci ha dato 20.000, col falò ascetico ne prendiamo 40.000 poi. Ah, ma qua non si va. Chi? Mi ha fatto salire fino a qua. Però basta. Strano, cioè assurdo. Assurdo. Vabbè, che dico io, dove cazzo mi porto? A sopra. Siamo sicuri che non mi ci fai andare. Siamo sicuri, sì. Ma strano però. Intanto o si va poi da un'altra parte, mi fa scendere qua. Ci sarà un'altra strada. Va bene, mo. Puttana, 300 mi dai, poco. Vediamo il ninja qua. Ma quante cazzo di colpi vuoi? 160. Sì, figurati sto pezzente qua. 60. E schifezza qua. Sessanta pure. Quanto cazzo mi serve? Vabbè, dai. Facciamo che qua dentro ce ne stanno due più quell'altro a terra. Spostate 1.300. Ok, quindi ci sarà qualcun altro qua, no? Ah, ci sarà qualcuno? Se amore, se sale su, dove stanno? Ok, eccolo qua, sto figlio della mia. Oh, figlio di puttana, e da cazzo. Siamo arrivati. Qua si tira. Ok, sì, mi ricordo sta cosa. Qua è un bel casino adesso.
bene, ma tiriamo su questo perché dobbiamo fare il veleno. Deve sparire il veleno. Ok. Tacca dal cazzo tu con queste frecce. Bene, andiamoci a far livello. E poi sta zona vediamo. Perché è tosto qua. Il veleno, cazzo di lo odio. Ah, ma noi pure le armi dovevamo vedere. Altro che il livello, aspetta un attimo. Sì, acquista, arriva, rinforza. Ah, vedi? Vedi, pezzo di titanite ce lo fa. Frammento grande di titanite. Cos'è? La bastarda e anche la claymore. 3. Ok, quindi famo così. 3. E pezzo di titanite. Pezzo. Ah, questo è al massimo quindi. Infatti. Oh no. No. Questa bucle. La bastarda, il pezzo di titanite. No, per il momento no. Vediamo qua. Oh, l'elmo, anche se ci titanite scintillante, però per forza, qua ce ne vogliono 3, quindi a posto così, non il livello, raga, ciao, poi vediamo per il livello. È arrivato a sto punto, così poi chiudiamo il discorso e apriamo un altro appuntamento. Poi ragazzi, ripartendo, mo facciamoci queste cose qua. C'ho le pietre lisce e setose da sti bastardi. E vediamo se ci danno pure loro un qualcosa. Oh oh, e questo chi cazzo è? Cazzo è questo? Vai piano piano. E Cristo. E vattene a fango, una donna era. Oggetto pietrificato. Cioè, era una donna. Sì, ah, questa. Lascia. Titanite scintilla. Una sola. Ma che cazzo, me ne aspettavo almeno 3. Pietra magica. Ma chissà questa qua se se la prendono pure, non mi ricordo. Sì, un attimo, fottutissimi. Ah, abbiamo pure un ramo ancora da utilizzare. Dove lo devo utilizzare quel ramo? Vabbè. Mo vediamo allora questo qua. Anello bianco, va bene. Ok. Annulla l'effetto della pietrificazione. Questo qua dovevamo usare da qualche parte. Allora, quello abbiamo usato. Il mago l'ho liberato. Ah, sì, la parte di sotto là delle fogne.
E quindi devo andare pure là. Anello bianco ci ha dato. Qual è questo anello bianco? Ah, conferisce l'aspetto di un fantasma. Ma capirai che cazzo è già un fantasma, Kratos. Vabbè. E niente, ragazzuolo, allora va bene così, dai. Va bene proprio così. Ci salutiamo qua, poi riprendiamo. Andiamo a fare che praticamente dove cazzo era qualcosa, se non sbaglio qua, che scendevamo sotto le fognature. C'era una cosa, sì, si scende di là sotto, se non sbaglio. Boh. Se andavamo qua, andavamo sotto le fognature. Qua c'è il cavaliere. Sotto. No, qua c'è venuto di là che c'è, ci porta sotto delle fognature e c'era un'altra statua qua. Che forse era meglio se partivamo da dove abbiamo preso la nave dei pirati, da quel farol lì. Dai, apriti sesamo. Via. E niente, vediamo se è qua. Sì, è qua, vedi? Qua c'è l'acqua e c'è un posto dove c'erano pure le rane. Cristo santo, guarda tu se lo locche. Quando deve leccare, no? Cioè, deve fare il lock e non lo fa. Eccolo là. Ma dai, c'ho la mazza. Al massimo un coglione di questo vuole due colpi, su. Assurdo. Dai. Sbrigate però, non c'ho tutto il giorno. Affanculo. Ah, l'elefante, sì, ma lo ricordo pure qua sto pezzo di merda, qui c'è un'armatura da raccattare. Frammento Estus, perfetto. E questo mi sa che è un'armatura da cavaliere. Cavaliere. Ovviamente questo che abbiamo noi mi sa che è superiore. E infatti, quella là che ci dà? Cos'è sta? Capacità di sostenere l'impatto dagli attacchi. L'equilibrio ci aumenta. Ora per il resto vediamo invece questi. Forse questo, vedi? Ci abbassa il veleno, che mo vedi non la posso togliere perché siamo in una zona velenosa, però dov'è
Ah, gambe da cavaliere. No. Solo questi. Antichi guanti da cavaliere. Questi vanno bene. Questi vanno bene, come difesa fisica, l'equilibrio. Ci abbassa da 14 a 6, da 18 a 15, e gli altri da 14 tutti 8, 8, 8, 8. Una questa è da valutare. Azzo, pesano pure di più, no? Allora niente. L'elmo pesa di meno, ma difende molto meno. Ok, niente. A posto, ragazzuoli, dai. Allora, un saluto a tutti. E ci si vede poi alla prossima. Ripartiamo direttamente da lì, dalla zona velenosa. Alla prossima, ragazzi. Ci si vede là.